fresco fresco di esibizione anche lui, abbiamo Roberto Brenna. Roberto, com'è andata? È andata bene, sono le prime gare dell'anno, per cui sono delle gare in cui bisogna trovare i giusti equilibri, provare un pochettino le situazioni nuove, gli esercizi nuovi e tutto. Direi molto bene, sono molto soddisfatto del mio cavallo. Qual è la difficoltà del dressage? Beh, la difficoltà del dressage dipende dal cavallo. Ogni cavallo ha le proprie difficoltà, le proprie problematiche, bisogna conoscerlo bene. Conoscerlo, trovare il giusto feeling, trovare il giusto modo di interpretarlo, ecco. Quanto dedichi all'allenamento in settimana? Beh, questa è la mia vita, per cui monterò 10 ore al giorno circa. È un sacrificio? No, è un piacere. Ah, è un piacere. Quando hai iniziato ad avvicinarti a questo sport? All'età di 4 anni. Così. Per passione. Mi sono trovato e mi sono subito innamorato. Hai iniziato con altre categorie prima del dressage? Sì, con i pony ho fatto completo, ho fatto salto, ho fatto un po' di horseball, ho fatto un po' tutto e poi mi sono dedicato al dressage. E poi Roberto, cos'è scattato per passare comunque al dressage, che è una categoria un po' particolare? Secondo me è un bravo istruttore. Ecco, un istruttore che mi ha saputo trasmettere quello che è il vero piacere del dressage, quindi le sensazioni, il feeling, la ricerca del giusto rapporto col cavallo. Questo è scattato veramente. Bello. Senti, tra pochissimo iniziano le qualificazioni per le Olimpiadi. Come vedi la squadra italiana? Abbiamo possibilità? Abbiamo sicuramente Valentina che è fortissima. La squadra è molto giovane. Partecipiamo adesso a Viduban con la squadra per la prima volta, per cui è un po' presto per dirlo. Sicuramente Valentina sarà fortissima e sarà l'Amazzone che porterà sicuramente avanti il dressage italiano. Ecco. E Roberto, i tuoi prossimi appuntamenti quali sono? Non lo so ancora, nel senso andrò a Cervia sicuramente alla fine del prossimo mese e poi vediamo, perché come dicevo prima, sulle prime gare dobbiamo trovare i giusti equilibri, poi quando si sono trovati poi si parte con la vera stagione. Perfetto, grazie mille. Grazie a te.